gigantesca vetrina di sapori provenienti da tutto il mondo, ma non solo. L'Expo 2015 di Milano, che ha per tema nutrire il pianeta e energia per la vita, oltre ad essere passerella di cibi, esposizione universale di proposte alimentari giunte da ogni angolo del pianeta, è anche una preziosa opportunità per affrontare temi importanti come sostenibilità e gestione delle risorse. Risorse che ci sono e che sarebbero sufficienti per sfamare tutto il mondo, ma che vengono sprecate o non utilizzate bene. In questo momento noi abbiamo sul pianeta ben 800 milioni di persone che hanno fame e sono malnutrite, a fronte di 1.400 milioni dei paesi ricchi di persone sovrappeso e obese. Quindi queste sono in questo momento le sproporzioni del nostro pianeta. E la sostenibilità diventa un'esigenza, perché nel 2050 un rapporto di qualche anno fa dell'ONU lanciava l'allarme che saremo 9 miliardi, ma confortava anche perché l'agenzia dell'ONU, la FAO, che si occupa appunto di alimentazione da anni, ci ricorda che noi produciamo cibo per 9-11 miliardi di persone, quindi ci sarà abbondanza di cibo, se solo però rinunciassimo un po' alla bistecca di carne quotidiana. E fortunatamente oggi i dettami dell'alimentazione, anche salutistici, ci invitano a seguire la dieta mediterranea e quindi a fare consumo di carne uno, massimo due volte al mese, e questo praticamente ridurrebbe gli allevamenti intensivi, che sono alla base di un processo di insostenibilità del nostro pianeta. Per cui noi oggi produciamo tanto cibo, ma il 40% del cibo viene proprio consumato dagli animali da allevamenti intensivi. Gli sprechi non riguardano soltanto i paesi ricchi, anche in quelli poveri, infatti, problemi di conservazione e trasporto dei cibi comportano uno sperpero non indifferente. Il cittadino consumatore, dal canto suo, con le sue scelte alimentari, può fare la sua parte per una economia delle risorse. C'è una responsabilità individuale nel mercato globale che non bisogna mai dimenticare. Il singolo cittadino può cominciare a scegliere, premiando certi tipi di coltivazioni, premiando certi tipi di produzione e appunto scegliendo una dieta che si orienti di più verso un minor consumo di proteine animali, soprattutto frutto di allevamenti intensivi. Sensibilizzare i giovani è sicuramente sensibilizzare i cittadini terrestri di domani, per cui oggi noi abbiamo l'esigenza di ricordare loro che siamo in un pianeta che dipende molto dalla scelta individuale di ciascuno, siamo in un pianeta i cui bisogni passano anche da quello che mangiamo. A volte, messi davanti a un piatto, dovremmo ricordarci quanto costa al mio pianeta il piatto che ho davanti, e se scoprissimo veramente tutti questi dati probabilmente avremmo maggiore cura nella selezione delle cose che mettiamo nel carrello della spesa. Tra i tanti temi che ruotano attorno all'Expo, anche quello dell'educazione ad una corretta alimentazione rivolta a bambini e adolescenti. A Caltanissetta, di recente, giovani ragazzi delle scuole sono stati coinvolti in un momento di sensibilizzazione intitolato "Dall'Expo alla nostra tavola".